Questa volta ho fatto scegliere a voi. Ciao ragazzi, benvenuti, bentornati in un nuovo Street POV. Oggi si torna in giro per Milano e per questa occasione ho fatto un sondaggio su Instagram in cui vi ho chiesto con cosa avessi dovuto scattare come lente durante questa sessione di street. E come state vedendo ha vinto lui, il 35 1.8 di Sony per full frame, e ha vinto veramente di pochissimo ragazzi, dell'1%, per cui sicuramente per chi aveva votato il 24-70 non preoccupatevi, arriverà anche quel video, per cui state tranquilli, e sicuramente riproporrò questa tipologia di sondaggio, magari anche con le location, per renderla un pochino anche più divertente per me, finire in posti che non avrei trovato mai senza il vostro aiuto. Ragazzi, che dire di questa lente? Onestamente c'è veramente poco di cui parlare, perché è una lente conosciutissima, famosissima, e non sto scoprendo io la sua qualità e la sua versatilità, soprattutto viste le dimensioni. Quello che voglio fare è andare a scattare in zona City Life, che è una zona che non bazzico troppo di solito, e nell'arrivarci vorrei prendere il tram vecchio di Milano e scattare qualche foto sopra il tram, quindi voglio mostrarvi anche questo aspetto dello scattare in giro per Milano, una cosa abbastanza mainstream, ma posso capire che chi non è di queste parti o comunque chi non l'ha mai fatto possa essere curioso della cosa. Vediamo cosa viene fuori. Basta chiacchiere, ragazzi, direi che è il momento di andare in strada e noi ci vediamo in giro per scattare. Ragazzi, ci siamo. Oggi Street POV con lui. Con il 35 1.8 aspettiamo il tram, che vorrei iniziare questa sessione sul tram facendo un po' di foto. Ovviamente non so se riuscirò a fare qualcosa, per cui ovviamente se vedrete un taglio è perché non sono riuscito fondamentalmente a far nulla, se no vedrete gli scatti, tutto quanto, ma comunque ne possiamo parlare anche tra un pochino senza problemi. Ecco, il mio consiglio per questa tipologia di foto, quando scattate in ambienti come il tram, comunque posti dove la luce è sia più bassa che rispetto all'esterno, che estremamente variabile dentro, per non rischiare di perdere degli scatti, perché ci sarà da essere estremamente veloci, tralasciando lo scatto silenzioso, che direi sia ovvio per non rompere le scatole alla gente, il mio consiglio è priorità diaframmi e degli ISO, se no io sconsiglio gli ISO automatici per evitare sbalzi a caso, ma mettere comunque degli ISO abbastanza alti. Io ho messo 800, ma in realtà potrei mettere anche 1000, adesso capisco, dentro, in modo tale che poi gestisca tutto in automatico la camera per i tempi di scatto, e voi dovete pensare soltanto a non farvi fondamentalmente sgamare, per cui questo è il mio consiglio per situazioni come questa. Col 35 è abbastanza impegnativo, perché sicuramente degli scatti non riuscirò a farli, perché o è troppo stretto o è troppo largo. Quelli da fuori non so come verranno, da dentro a fuori al tram, vediamo.
Ragazzi, c'è qualcosina, niente di incredibile, devo essere onesto. C'è giusto qualcosina, sul tram è sempre un terno all'otto, perché c'è la variabile che non si può controllare, ovvero di chi sale, chi scende, come si mette la gente. Quindi qualcosina c'è, veramente pochissima roba. Vediamo, adesso l'obiettivo è arrivare a City Life, dove c'è Simo, e ci si becca con lui. Io direi che posso anche uscire dalla modalità priorità diaframma. Io di solito scatto sempre in manuale perché preferisco. Sto andando un po' a sentimento, raga, come al solito. Non uso mai il navigatore, infatti lì era molto facile questa in realtà. Si può fare di meglio. Cazzo sei, guarda. Vediamo, questa è molto bella come foto, forse è meglio quella con l'iPhone perché è troppo corto purtroppo questo. Hai saputo bene, ecco, questo è il contro di girare con il 35, che questa situazione ovviamente siete fregati. Vediamo se croppandola riesco a dargli un senso. Magari mi metto sia versione iPhone, quindi un pochino più zoomata, che versione A7 III col 35, così vi fate un'idea. Io molte volte in realtà faccio questo, queste situazioni qui me la salvo per l'iPhone, così non la butto, perché era molto carina questa foto qui, secondo me. Così. Ma non dovevi fare i video? Non dovevi fare i video? Ah, tu le facci direttamente col buio? Però
Ci sapeniamo un po'. C'era un tizio dietro. Massimo, faccio la foto di rito con l'iPhone. Cazzo, ci fosse qualcuno qui sarebbe una foto mostruosa. Ci fosse qualcuno qui sarebbe una foto mostruosa. Questo, signori, è uno degli spot più fighi da usare col grandangolo. Ok, ragazzi, la sessione è finita e che dire, nel complessivo sono abbastanza soddisfatto. Come avete potuto vedere, con il 35 mm tendo a scattare molto meno, ma perché è un po' quella che è la filosofia delle lenti fisse, scattare meno e meglio. Ci sono degli scatti che sono molto molto interessanti, soprattutto due che mi piacciono veramente parecchio. E sono estremamente contento di averli portati a casa, nonostante non abbia portato nel complessivo tantissime foto, ma vale sempre la regola poche ma buone, che secondo me deve essere un po' il mantra di ogni fotografo che fa street. Per quanto riguarda la lente, come avete potuto vedere, la qualità è fantastica. Per me è, a livello qualità prezzo, uno dei migliori, se non il miglior 35 mm in circolazione, soprattutto in rapporto con le sue dimensioni, e che lo rendono una lente iper portatile e super comoda, ad esempio a differenza del 35 Art che ho sempre usato e che su Sony è una sberla grossa così. Come avete potuto vedere, per tutta la parte della sessione sul tram ho fatto molto poco, ma perché sul tram è un po' un terno al lotto, non sapete chi sale, non sapete chi scende, non sapete come la gente si dispone, non sapete se vi vedono, perché in teoria non si può fare, e soprattutto è sempre bene essere molto discreti, come vi dico sempre, per non rompere le palle alla gente. Poca roba sul tram, ma ci ho tenuto comunque a farvi vedere quello che ho fatto. Ovviamente ci sarebbero stati tanti altri spunti, diciamo che sul tram è molto lento come approccio, perché comunque se volete inquadrare fuori dovete beccare il momento preciso, sennò poi perdete, dovete scendere, prendere l'altro tram e rifare il giro, un po' come le giostre. Dentro il tram non sapete mai cosa accade, tutto così, molto... incrociamo le dita e vediamo come viene. Quindi volevo farvi vedere però anche questo tipo di approccio, ero molto molto curioso. Ovviamente arriveranno altri street POV con altre lenti, non soltanto con quelle che ho io, quindi sicuramente ne proverò anche delle altre. E ragazzi, io direi che il video possa finire qui, direi che per oggi abbiamo dato, e questa sessione di street a mio avviso promossa. Fatemi sapere ovviamente come sempre qui sotto nei commenti se le foto vi sono piaciute, se il video vi è piaciuto, consigli, critiche, come sempre parliamone qui sotto nei commenti con civiltà. Detto questo, grazie per essere arrivati fin qui con la visione del video, se il video vi è piaciuto lasciate un commento e mi piace. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo Street POV.